Ski season. Ski season, baby! Vediamo tutti i migliori trick in sci. Nel primo episodio abbiamo visto i migliori trick della mountain bike. In questo secondo episodio, ormai fa freddo, per chi ci segue sul canale assiduamente sa che portiamo ogni inverno circa un 3-4 video anche di sci. Vi farò vedere in questo video tutte le cose più particolari, tutte le cose che veramente mi hanno lasciato a bocca aperta e che negli anni mi sono rimaste in mente e mi hanno ispirato in particolare. Cos'è che ti dicono dall'auricolare? Sì. Cos'è che dicono? Iscriviti? Iscriviti al canale, se no scoppia una bomba a casa tua. No. Il salto più lungo in sci. Quanto è lungo? Devo indovinare. 60 metri? Di più. 254 metri, non ufficiale. Guarda perché non è ufficiale. Impressionante che non è svenuto, cioè nel senso zitto che un po' la testa. Quello ufficiale è di questo austriaco. Guarda con le mani dietro come ninja. Ma si può considerare tipo paracadutismo? metri. Il Monza Pizza Viper, ragazzi, è lungo 100 metri. In realtà questo sport è proprio il salto in lungo in sci. Però diciamo che è un po' bruttino da vedere, non hanno stile, cioè sono proprio delle planate, non è freestyle. Il salto da slopestyle più grosso mai costruito. Nine Nights. No. A Monza. Sì, a Monza. No, a Livigno. A Livigno hanno fatto per il film The Same Difference. A fine stagione avevano proprio portato tutta la neve dello snowpark per fare il landing gigantesco. Come hai visto, 47-48 metri. Tenendo conto che normalmente un salto di snowpark come quello che ho fatto io l'anno scorso nella serie che ho portato al Mottolino, ho saltato il salto più grosso al Mottolino che era 22 metri. Questo 47 metri vuol dire che è già il doppio. Sti gran ca. Abbiamo visto il salto più lungo, ma il salto più alto. Ho trovato tre versioni di salto più alto. Versione pro. metri di salto. Madonna santa come volano. Versione kamikaze. Al tempo avevo anche ricercato un po' il tutto e praticamente l'atterrare di schiena è volontario in questo caso, perché in realtà se fosse atterrato sulle gambe lo sci non sarebbe affondato nella neve, si sarebbe rotto le gambe. Invece entrando dritto, tra lui è andato giù nella neve fresca, ed era neve fresca tipo profonda, che ne so, 4-5-6 metri. Però tu immaginati, atterri neve fresca, vai sotto, minchia, ma soffochi, eh? Infatti ti ha chiesto tipo se respirava. Però attenzione, perché qui c'è una versione peggio di no questo. C'è la versione arboreto. Arboreto che va un po' in ferro, dice: oh, come mi diverto adesso, guarda, c'è un piccolo salto. Però ha visto anche lui, ha usato la tecnica, si vede che ha visto il video di prima, si è messo indietro anche lui di collo e infatti è vivo, guarda. Thank you. Voglio farvi vedere questo spezzone di questo film di un freerider italiano, Marcus Eder, che l'anno scorso ha droppato questo video fighissimo, The Ultimate Run. Chi non è nel settore non l'ha notato. Guardate. Io credo che sia il 360 più grosso visto nella storia. È caduto, ma la cosa impressionante, quando lui arrivava non c'era una traccia, non c'era un segno, quindi vuol dire che era la prima volta che provava il salto. A proposito di creatività, in realtà esistono degli edit di sci fatti proprio per cercare di essere il più creativi possibile. Si chiamano Real Ski Fee e sono un gruppo di, non so se norvegesi, svedesi, comunque Nord Europa. Ogni inverno droppano questi video molto molto creativi, ci buttano dentro trick di ogni tipo.
Quest'anno hanno superato veramente l'asticella. Per chi non è addetto ai lavori, è impossibile fermare le rotazioni in aria, perché, come afferma la prima legge di Newton, un oggetto inquiete rimarrà inquiete ed un oggetto in moto persevererà nello stesso stato di moto con velocità costante, a meno che non subisca l'azione netta di una forza esterna. E voi direte: sì, questa forza esterna dovrà essere per forza qualcosa di fisico, tipo una persona che ti ferma, ti blocca, ti fa girare dall'altra parte, un muro. No, loro sono riusciti veramente a fermare la rotazione in aria. Come? Fermi un attimo, tutta questa fisica ha messo un certo languorino. Oggi ho deciso che per la prima volta nella mia vita mi faccio da mangiare. Nulla di più vero. HelloFresh ha sponsorizzato il pasto di oggi. Adesso facciamo un rapido unboxing e poi vi spiego come funziona. Per chi mi conosce veramente sa che io non sono un grande chef, proprio perché io zero sbatti. Albi lo può confermare dietro la telecamera. Confermo. Anche senza sapere che cosa. Confermo. Quando siamo andati in Canada l'anno scorso, avevamo un appartamento fighissimo, abbiamo fatto la spesa, Albi ha fatto da mangiare per me tutti i giorni. Oggi invertiamo i ruoli. Oggi. Questo non è il classico servizio che vi arriva a casa il cibo pronto, già cucinato. HelloFresh è un abbonamento settimanale che vi permette di scegliere e preparare tutti i vostri piatti preferiti in base a quello che volete mangiare, sia italiano che etnico. È un servizio super flessibile, dall'app potete scegliere qualsiasi cosa, per quante persone avete bisogno da mangiare, il numero di pasti che volete che vi venga consegnato ogni settimana. Io ho selezionato 4 pasti per questa settimana per 2 persone e quindi abbiamo ricevuto i 4 sacchettini con tutti gli ingredienti delle ricette che abbiamo selezionato. Tutti gli ingredienti sono pesati al grammo in modo tale che non ci siano sprechi e quello che ci rimane da fare adesso cucinare. E preparare. Voglio questo. Abbiamo tirato fuori tutti gli ingredienti per fare questo curry cremoso di pollo e verdure. Qui abbiamo tutte le istruzioni per preparare i piatti. Vediamo se sono a prova di Toto. Trovate il link di HelloFresh in descrizione. Se decidete di provare il servizio, utilizzate questo codice sconto che vi farà risparmiare fino a 65 euro sulle prime 3 box del vostro ordine. Ok, qua è tutto servito pronto. Il mix è veramente top. Adesso che siamo belli pieni, possiamo tornare a capire come hanno fatto a fermare una rotazione in aria. Semplice, hanno letto anche la terza legge di Newton, non si sono fermati alla prima. Se un corpo A esercita una forza su un corpo B, allora il corpo B esercita su A una forza uguale e contraria. Cosa si sono inventati? Molto semplicemente, hanno preso dei pesi e chiaramente tenendoli in mano, quando tu inizi una rotazione, il peso ti porta a girare, ma allo stesso tempo tu ti puoi come spingerti in maniera opposta utilizzando il peso. Tipo questo, boh, 180 tu 36 dall'altra parte. Raga, il backflip iniziato in ritardo, cioè lui è iniziato saltando dritto, alzando le braccia, ha iniziato poi la rotazione grazie ai pesi. E l'ultimo che mi ha lasciato veramente senza parole è l'annullamento del front flip. Iniziato come un front flip Superman e poi è tornato in piedi dritto, raga. Non ha senso questa pazzesco. Cosa. Ma la cosa incredibile è comunque che devi avere una freddezza in aria per fare queste cose pazzesche. È completamente naturale, cioè ogni volta che inizi a fare qualche sport o qualche rotazione ti insegnano sempre a non esitare e fare la rotazione sempre con l'idea di chiuderla. E qua, oltre a ridefinire le leggi della fisica, hanno un po' anche ridefinito la parte mentale dello sport. È un peccato che in realtà non esistano competizioni di creatività nello sci, perché secondo me sarebbero molto intrattenitivi. Comunque ci sono competizioni come agli X Games che, oltre a fare tutte le varie cose di sci freestyle estremo eccetera, fanno questa gara che si chiama Ski Knuckle Hack. Back, I'm fresh on the scene.
L'obiettivo è non utilizzare il salto che c'è per fare il best trick, ma utilizzare semplicemente la gobba che si forma dall'atterraggio. Gli sciatore o gli snowboarder prendono veramente a cannone questa gobba, saltano e, sfruttando dinamiche di fisica strane che noi non conosciamo, fanno trick assolutamente senza senso, tipo questo nose butter 180 di Arlo. Trasformato in un frontflip pelando con la testa l'atterraggio. Un altro thing che mi ha impressionato molto di questa gara è stato fatto da Jesper Kjaer. Ah, è un double flip. Sai cosa vuol dire arrivare 50-60, non so, sì, che velocità, in fakie. Non sta guardando indietro. Così. A un certo punto nel piano tu spingi backflip e dici, boh, atterrò di collo. Io avrei tirato una testata, mi sarei grattato la testa da lì all'atterraggio. Sempre questo rider svedese detiene anche il record di rail più lungo al mondo, cioè la ringhiera più lunga al mondo. Con la bellezza di 127 prove, 155 metri di lunghezza di rail. L'ho visto cose più lunghe nella mia vita. No, no. No. Scusate. Però è molto lungo. Guardate anche questa cosa che ha fatto, che secondo me è memorabilissima. Cioè, fare un rail in loop non ha assolutamente senso. Guarda cosa succede quando lo sbagli. Proprio che burattino. No, per farti capire la spentezza di questo ragazzo, cioè non so se ti ricordi che lui nel Nine Nights di non so che anno a Livigno ha provato un transfer che non aveva alcun motivo di essere fatto, tanto per iniziare. E lui dice, vabbè, ma sai che c'è? Meglio non vederlo il gap, facciamoci un bel double flip. Questa è veramente un'altra di quelle cose che chiaramente non vale tanto in contest, ma è degna di essere ricordata perché... Una volta nella vita, esatto, e dici, basta. Ok, basta. In mountain bike abbiamo visto che siamo arrivati a fare al massimo 3 backflip in un solo salto. In sci, vedendo già solo questo double flip di Jesper, quanti se ne potranno fare? 1, 2, 3, 4. 6? No, siamo arrivati a 4 rotazioni in un solo salto. La cosa strana dello sci rispetto alla mountain bike è che, parlando anche con gli sciatori, tutti preferiscono fare non la rotazione dritta, quindi tipo quadruplo backflip dritto, ma preferiscono corcarlo, quindi farlo storto e girare storti in aria, perché si vede molto di più giù. Però la rotazione è molto più complessa rispetto a fare un quadruplo backflip dritto. E ti dirò di più, già nel 1983 Frank Bear aveva fatto questo quadruplo backflip con 3 avvitamenti anche. Contando che l'ha fatto senza casco, direi che è ottimo. Ah, tra l'altro, è vero, piccolo dettaglio. La versione più moderna di questo trick l'ha fatta Andrew Raghetti nel 2017. Questo quadruplo cork 1800. Non è l'unico che ha fatto quadruplo cork. Quadruple cork in sci è ancora un trick della madonna, in competizione non si vede spesso. Anche negli ultimi anni c'è questo ragazzino, Matej Svencer, che sta rivoluzionando veramente il modo di fare competizione di sciare, perché para tripli e quadrupli come se fossero caramelle. E la cosa che fa ridere, come dicevamo, è che hanno fatto nel 2017 quadruple cork 1800, e invece solo nel 2022 iniziano a uscire ste clip di gente che prova quadruple backflip, che per me non ha senso. Cioè, come fa essere stato fatto prima di quadruplo backflip quadruplo cork, che vuol dire che ha almeno 4 backflip e più anche delle rotazioni in rotazione? Io ho trovato su internet questo giapponese Yushi Saito senza casco, per il rispetto di quello del 1983. No. E non gli si è piegata la racchetta. Raga, mi si è piegata la racchetta su un marciapiede alto così. Sai cos'è questa? No, la bacchetta di Voldemort. Queste persone qua che fanno quadruple backflip atterrano di testa sulle racchette, come mai non gli si piegano? Che racchette hanno? Qual è il loro segreto?
Poi però, vabbè, è stato chiuso, è uscita una clip abbastanza recentemente, in Snow Park. Intanto che cercavo tutti sti quadruple backflip, perché non sono neanche così facili da trovare, ho detto, ma dai, ci sarà qualcuno che, qualche malato di mente che ha provato anche quad front flip. E? Porca troia. No, il secondo invece, eccolo qui. Yannick Rust, lui ci è andato più vicino, eh. Lui ci è andato molto vicino. Guarda i fiumi. Non ha senso veramente provare, secondo me. Non ha senso. Non ha senso. Punto. Punto, finito. Tra l'altro, vi vedo che vi state lamentando sotto i commenti. Perché tu non hai fatto la reaction dello snowboard? Perché non conosciamo assolutamente lo snowboard, quindi avremo bisogno di un esperto di snowboard qui di fianco. Emil Zulian, c'è scritto su Instagram, vedi di rispondere. Per chiudere il tutto, vi voglio lasciare con, credo, il video più motivazionale che fin da piccolo io guardavo. E voi mi chiedete perché indosso spesso le magliette, le felpe di Henri Carlo. Questo video è la spiegazione. Dolo, you know what we need to do? No. If you're feeling it, Nosebud Trip, that's set fucking you in the history book, son. Questa conversazione è tra Tanner Hall, una leggenda del freestyle sci, e Henri Carlo, che al tempo era già, tra virgolette, leggenda, ma era quasi ancora semi-emergente, tra virgolette. Fa trasparire un sacco l'umanità che c'è nelle persone. E Henri Carlo in quel momento era l'ultima run del contest, era primo, aveva già vinto il contest, ma Tanner Hall lo sta convincendo per fare un trick mai visto, mai provato prima, solo per la gloria di fare il trick per lo sport, per far progredire lo sport. Forward, you got that. They'd be so ill though to win without it. If I know, but still, like, yo, put yourselves in the history books, dude, because you know you got it. Yeah. Put it in the history books, Henny. Yeah, I know you're gonna stomp it, dog. Yo, you're the illest in the world, all right? You're the illest. And believe me, I'm saying that to you, which everybody else does. And you know what? Believe in yourself. Yeah. Believe in your skill. Hey, come on, buddy. You got that nose butter. And you know what, Henrik? Yeah. Fucking send it, son, because you know exactly what you're doing. You know exactly what you're doing. Yeah, Dolo, man. Yeah, Dolo. Come on, Dolo. Let's put it in the history books, son. Let's take skiing to the next level. And even snowboarding got that shit. You got that, son. You got that, son. Come on, Henny. Come on, Henny.